venerdì, ben trovati con Win City Sport Weekend, nuovamente qui dalla sala Sisal Win City di Piazza Trento 12 a Catania. Come vedete nel video wall alle mie spalle ci ospita questa splendida sala e ringraziamo la Sisal Win City di Catania proprio per l'ospitalità. Partiamo con il sommario di oggi della quarta puntata. Partiremo con la pallanuoto, la Serie 1 e la Serie 1 maschile e la Serie 1 femminile. Vi presenteremo questi campionati dopo aver parlato di pallavolo, basket, tennis e rugby nelle precedenti puntate. Proseguiremo con il calcio di casa nostra, la Serie A, la Serie B e la Serie C con i tre gironi avvincenti della terza serie. Vi proporremo le quote più interessanti e poi nella seconda parte le multiple del giorno che ho sviluppato per voi. Sempre nella seconda parte apriremo con un'intervista a cui tengo particolarmente, con una campionessa olimpica di pallanuoto, Giusy Malato. Vi anticipo subito il nome della protagonista. E oltre all'intervento di Giusy Malato avremo anche il calcio internazionale con i principali campionati europei, le multiple sul calcio europeo e poi chiuderemo col basket Serie 1 maschile e il rugby con gli incontri internazionali di rugby appunto per club. Partiamo con la pallanuoto, la Serie 1 maschile, un campionato che ha già recitato le prime 8 giornate. Andremo a vedere nello specifico adesso la classifica, che vede in testa Brescia a punteggio pieno dopo 8 giornate, 8 vittorie su 8 con 24 punti, segue la Prorecco con 21, Sport Management Verona 18 punti, Napoli 16, via via tutte le altre. Il Catania è tornato in Serie 1 quest'anno, nono posto con 7 punti, chiudono la graduatoria Torino con 4, Bogliasco con 3, Acqua Chiara ancora ferma a 0 punti, 7 sconfitte nelle prime 7 giornate. Questo è quello che succede nel campionato maschile, ma è avvincente il campionato femminile, che vede invece in questo caso in testa la formazione catanese dell'equipe Orizzonte Catania con 10 punti dopo le prime 4 giornate, e poi a seguire Plebiscito Padova, Milano e Rapallo con 9 punti, Bogliasco 8, Roma 5, Florenzia 4, Cosenza 3, Fanalino di Coda, la Waterpolo Messina con 0 punti, sebbene l'anno scorso la formazione peloritana aveva recitato un ruolo da protagonista nel massimo campionato di pallanuoto femminile. Nelle prossime puntate vi daremo anche qualche suggerimento sulle principali partite dei rispettivi campionati, ma parleremo di pallanuoto, come dicevo, nella seconda parte con Giusy Malato. Veniamo al calcio, il calcio di casa nostra, che è quello che un po' è più atteso dai nostri amici scommettitori che ci seguono. Partiamo dalla Serie A, la Serie A che prevede un turno veramente avvincente con il derby d'Italia, Juventus-Inter, che si giocherà domani alle 20:45. Tra l'altro la sfida fra la prima e la seconda in classifica, l'Inter che guida con 39 punti, la Juventus ne ha 38. Questo è il turno Cagliari-Sampdoria, domani alle 18, Juventus-Inter e l'anticipo del sabato alle 20:45, poi Chievo-Roma, Udinese-Benevento, Spal-Verona, Napoli-Fiorentina, Sassuolo-Crotone, il posticipo della domenica sera sarà Milan-Bologna, e poi nel Monday Night due sfide, Genoa-Atalanta e Lazio-Torino, questo perché le due squadre, Atalanta e Lazio, sono state impegnate in Europa League nell'ultimo turno che le ha viste qualificate al turno successivo insieme al Milan, mentre il Napoli che è stato eliminato dalla Champions League entrerà in Europa League a partire da febbraio. In Serie B invece si giocheranno tra domani e dopodomani le restanti partite di questo turno: Salernitana-Perugia, Frosinone-Brescia, Ascoli-Virtus-Entella, Città dell'Avellino, Empoli-Carpi, Venezia-Provercelli. Chiude il turno domenica Bari-Palermo, diciamo la sfida di cartello di questa giornata. A proposito delle quote più importanti, le quote che teniamo sott'occhio, partiamo da Juventus-Inter, la sfida del weekend, la Juventus favorita con una quota di 1,70, l'X a 3,90, il 2 dell'Inter, capolista in questo momento a 4,80 da diversi anni. L'Inter non arrivava alla sfida con la Juventus addirittura davanti in classifica. Interessante anche la quota dell'under over, 1,90 per l'under, 1,80 per l'over. Altra sfida che teniamo a sottolineare è quella fra Napoli e Fiorentina. Napoli appena eliminato dalla Champions League, come vi abbiamo detto, andrà a far compagnia a Lazio, Atalanta e Milan in Europa League. In questo caso vogliamo puntare in alto con la quota dell'under a 2,75 e l'over a 1,40. In Serie B invece abbiamo delle sfide interessanti. Una fra tutte è Frosinone-Brescia, col Frosinone vuol tornare in cima alla classifica, in questo caso favorito con la quota di 1,60, interessante anche la quota del gol a 1,90 nel Brescia. L'allenatore Marino, sappiamo che il Brescia è una squadra che fa divertire proprio per le propensioni del proprio allenatore. Altra sfida importante è quella di domenica fra Bari e Palermo, in questo caso la quota dell'X a 3,15 potrebbe essere interessante per tutti voi, anche la quota dell'under a under 2,5 a 1,68. In Serie C guidano le classifiche dei tre gironi Padova, Lecce
Livorno, la sfida che vi proponiamo per questo weekend è Monopoli Trapani, con l'X a 3-10, la vittoria del Trapani in trasferta che recentemente ha battuto il Catania 2-0 nella sfida fra le seconde del girone C, a 2-20 la vittoria del Trapani, mentre l'under a 1-60. Questi sono i suggerimenti che vi abbiamo voluto dare per quel che riguarda il calcio di casa nostra. Ci fermiamo qui con la prima parte, riprenderemo con l'intervista e con il calcio internazionale nella seconda parte. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Rientrati per la seconda parte di Win City Sport Weekend per questo venerdì. Apriamo subito col collegamento telefonico che vi accennavo in apertura con una campionessa olimpica di pallanuoto, orgoglio catanese, dello sport catanese. Buongiorno, anzi buonasera a Giusy Malato. Buonasera Francesco, buonasera ai radioascoltatori. Ciao Giusy, io ti ringrazio chiaramente per la disponibilità, è sempre un piacere risentirti. Partiamo da, mi sembra doveroso, un ricordo per Mauro Maugeri, altro talento della pallanuoto catanese che è venuto a mancare pochissimo tempo fa, da pochi giorni, sicuramente tu lo ricorderai bene. Assolutamente sì, per me Mauro è stato non solo un allenatore, ma un amico, un padre sul quale contare nei momenti miei difficili della carriera sportiva, ma anche personale. Quindi per me manca una pedina importante della mia vita. Lui era una grande persona, occhi profondi, come è stato detto più volte, ma veramente tanto profondi, molto allegro, sempre sorridente. Diciamo che questa perdita per me non ha solamente un valore tecnico, perché si perde un grande della pallanuoto, ma anche un valore soprattutto affettivo. E questo è sicuro. Mauro ha scritto pagine importanti di storia della pallanuoto nazionale e internazionale, come te d'altronde alle Olimpiadi, ma così come ai mondiali, insomma tu hai scritto con la pallanuoto femminile davvero importanti momenti. Ti chiedo, venendo invece allo sport in sé, la pallanuoto femminile sta ritrovando l'orizzonte nuovamente come capofila, sebbene ancora siano passate poche giornate, ha ritrovato la Nuoto Catania in Serie 1, ma comunque il movimento è sempre vivo. Assolutamente sì, l'orizzonte quest'anno sicuramente vincerà lo scudetto con tranquillità e la Nuoto Catania si salverà. D'altro canto ci sono squadre, movimenti più diciamo piccolini che stanno cominciando ad emergere, come per esempio la mia realtà, esatto. Torre del Grifo. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato per divertirci e poi l'appetito viene mangiando e siamo arrivati in A2. Quest'anno vogliamo fare un campionato di vertice, sperando di fare il doppio salto. È quello che ti auguriamo. È la nostra ambizione, grazie. Mi hai anticipato proprio la domanda, perché anche tu sarai protagonista di un campionato di Serie A in A2 con questa nuova realtà. Le ambizioni le hai già dette, quindi ti facciamo l'in bocca al lupo. E questo è per quel che riguarda la pallanuoto, mentre sappiamo che sei anche molto legata al calcio, soprattutto al Catania, ma comunque è uno sport che segui. Sì, assolutamente sì, il Catania da quando ero piccola ed è una parte della mia vita, insieme alla pallanuoto, insieme al mio lavoro e alla mia famiglia. Sì.
Senti, invece ti faccio una domanda, magari non sei interessata in prima persona, però ti faccio una domanda. In questo weekend si giocherà Juventus-Inter, l'Inter arriva dopo tanti anni davanti alla Juve a questa sfida, secondo te chi può averla meglio? Sempre la Juve, perché comunque è la squadra da battere, o l'Inter quest'anno davvero fa sul serio? No, l'Inter sicuramente fa sul serio, però allo stadio in casa la Juventus darà filo da torcere all'Inter, credo che vincerà. Questo è il pensiero di Giusy, quindi se potessi scommettere un euro scommetteresti sulla Juve in ogni caso? Sì, se potessi scommettere, se volessi scommettere, scommetterei sulla Juve. Benissimo, benissimo. Giusy, io ti ringrazio, ti ribadisco un quanto orgoglio dello sport catanese, spero che i tuoi successi non si fermino d'ora in avanti, ti facciamo l'in bocca al lupo per l'inizio del campionato che partirà a gennaio, se non sbaglio. Il 21 gennaio. Esatto, il 21 gennaio, ti ringrazio, ci ritroveremo presto, in bocca al lupo per tutto. Crevi il lupo, grazie a te. Ciao Giusy, grazie, grazie. Ciao, ciao. È stato un bel collegamento, Giusy ci ha parlato anche di calcio, lei è appassionata di questo sport e a proposito di calcio ripartiamo con le multiple che di settimana in settimana vi suggerisco, vi preparo, partiamo da quelle che riguardano il calcio italiano, ci sono tante partite interessanti come abbiamo elencato nella prima parte e andiamo a vedere quello che è il primo consiglio che vi do per questo weekend. In Serie A abbiamo selezionato la partita tra Chievo, Verona e Roma, il 2 a quota 1,62. Poi in Serie B Empoli-Carpi, l'1 a quota 1,70. L'under di Venezia-Provercelli, l'under 2,5, quota 1,60. Cittadella-Avellino-Gol 1,74. In Serie C invece due sfide che potrebbero concludersi con la vittoria della squadra di casa, ovvero Padova-Reggiana 1,80 e poi Catania Matera 1 a 1,70 per una quota totale di 25,80 circa, quindi con 10 euro potreste vincere ben 250 euro, ma la selezione di partite di multipla più interessante è quella che vi propongo adesso. Alziamo un po' l'asticella, cerchiamo di raggiungere una quota sicuramente più alta con queste partite, queste quattro partite. L'X tra Bari e Palermo, la sfida di domenica che si giocherà al San Nicola alle 17.30, l'X a quota 3.15, poi Genoa-Atalanta 1, quota 3, una quota molto interessante col Genoa in ascesa dopo il ritorno di Ballardini sulla panchina. L'X tra Juventus e Inter, azzardiamo il pareggio nel derby d'Italia e poi il 2 della Sampdoria a Cagliari a quota 2,50 per una quota addirittura di 92, quindi davvero una quota allettante, speriamo di portarvi fortuna, fatecelo sapere, scriveteci anche sulla pagina Win City Sport Weekend, la pagina ufficiale su Facebook, interagite da lì e inviateci anche i vostri suggerimenti di multiple per le prossime settimane. Chiudiamo col calcio di casa nostra, con le multiple e ripartiamo con il calcio internazionale, partiamo dall'Inghilterra come di consueto ogni settimana, andiamo a vedere il programma delle partite del weekend. Apre il Chelsea domani alle 13.30 in casa del West Ham, poi Burnley contro Watford, Crystal Palace, Bournemouth, Tottenham, Stoke City, Swansea contro West Bromwich, Huddersfield, Brighton, Newcastle, Leicester City, Southampton, Arsenal, Liverpool, Everton, ma di certo il match più atteso della giornata è il derby di Manchester tra prima e seconda in classifica, lo United che ospita il City, United secondo, staccato di 8 punti dal Manchester City e quindi è un'occasione ghiotta per la squadra di Mourinho di avvicinare la testa della classifica. Veniamo in Spagna invece, dove ci sono altre sfide interessanti da seguire. Apriamo la giornata con Getafe Eibar, la sfida di domani alle ore 13, poi Real Madrid ospiterà il Siviglia in questa sfida dove si prevedono tanti gol, con due squadre che sono avvezze a prendere, a segnare tanti gol, poi Deportivo La Coruña contro Leganes, Valencia Celta Vigo, Real Sociedad Malaga, Real Betis contro Atletico Madrid, altra sfida da tenere sotto controllo, Levante Atletico Bilbao, Villarreal Barcellona con i Blaugrana sul campo del Villarreal, anche in questa sfida è possibile vedere tanti gol, almeno questo è il nostro pronostico, e poi chiude il turno lunedì Espanyol contro Girona.
Questo per quel che riguarda la Liga Spagnola. In Bundesliga invece il turno prevede Hamburgo-Wolfsburg, Eintracht Francoforte e Bayern Monaco. Bayern Monaco in testa alla classifica, avrà un turno non troppo complicato, ma sempre da tenere sott'occhio la squadra di Francoforte. Poi il Borussia Dortmund, che ha bisogno di rifarsi dopo l'eliminazione dalla Champions League e la retrocessione in Europa League, ospiterà il Werder Brema. Poi Lipsia-Magonza, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Colonia-Friburgo, Hannover-Hoffenheim. Chiude il turno la partita fra Augusta ed Hertha Berlino. Chiudiamo il quartetto di campionati esteri con la Francia, dove il Paris Saint-Germain sta guidando la classifica, sebbene viene dalla sconfitta abbastanza inattesa in casa dello Strasburgo. Paris Saint-Germain-Lille, poi Guingamp, Dijon, Tolosa-Caen, Metz-Rennes, Monaco-Troyes, Angers-Montpellier, Amiens, Olympique Lione, il Nantes di Claudio Ranieri ospiterà il Nizza, mentre chiude il turno l'Olympique Marsiglia, come di consueto gioca quasi sempre la domenica in serale, Olympique Marsiglia contro Saint-Étienne, la sfida che chiude il turno. Vi abbiamo presentato i quattro principali campionati, invece veniamo al suggerimento per quel che riguarda i campionati esteri con un'altra multipla che sottopongo alla vostra attenzione. Noi vogliamo puntare sull'1x tra United e Manchester City, ovvero con la squadra di Mourinho che potrebbe o può bloccare in casa il Manchester City capolista, quota 1,67, poi l'1 del Valencia col Celta Vigo a quota 1,69, gol tra Villarreal e Barcellona a 1,56 e poi l'under 3,5, vogliamo azzardare l'under 3,5 di Eintracht Francoforte contro Bayern Monaco a 1,52, Lipsia Magonza 1 a 1,38, la doppia chance 1x del Nantes contro il Nizza, quindi secondo noi favorita la squadra di Claudio Ranieri a 1,29, e poi l'over 3,5, sottolineiamo 3,5 così come era l'under 3,5 del Bayern Monaco, a 1,61 tra Paris Saint-Germain e Lille. Questa è la multipla che vi suggeriamo per il calcio internazionale, una quota totale di 22,20, quindi ha una buona quota, con 10 euro ne potreste vincere ben 222. In bocca al lupo e speriamo di portarvi fortuna. Chiudiamo con questa multipla la pagina del calcio per questa puntata. Nell'ultima parte invece parliamo adesso di basket, ma anche di rugby. E vi vado a leggere la classifica della Serie 1 di basket maschile con la sorpresa Brescia, che guida la classifica con 18 punti. La vediamo subito in grafica, mentre a seguire Avellino, Emporio Armani Milano e Umana Venezia, quota 14, un terzetto di squadre che insegue la capolista in attesa. Brescia sta facendo davvero bene, la sorpresa della stagione fin qui. Poi a seguire Torino e Sassari con 12 punti Torino, 10 Sassari. Chiude la classifica una coppia di squadre, ovvero Reggio Emilia e Brindisi, che nelle precedenti stagioni avevano ben figurato, invece quest'anno sono in difficoltà e devono recuperare terreno. Questo per quel che riguarda la Serie 1 maschile di basket. Non vi proponiamo multiple quest'oggi per quel che riguarda il basket, lo faremo nelle prossime puntate. È chiaro che ci aspettiamo un recupero per quel che riguarda la prima posizione in classifica di Milano, squadra strafavorita per la vittoria finale, ma per ora Brescia davvero sta mantenendo il primato. Ultime notizie invece, ultimi ragguagli, ultime quote per quel che riguarda il rugby internazionale. Molti ci hanno chiesto di parlare sempre più spesso di rugby. In questo weekend vi vogliamo presentare le sfide dell'Heineken Cup, le sfide internazionali, la più importante manifestazione internazionale per club. Ci sono diverse partite in programma, ne vediamo qualcuna come vediamo in grafica. Favorito il Toulon, una squadra che ha una grande storia a livello internazionale per quel che riguarda il rugby, favorito nella sfida contro il Bath Rugby con 1,92 la vittoria del Toulon, peraltro squadra in cui hanno militato anche diversi giocatori italiani. Altra sfida che ci interessa sottolinearvi è quella fra Munster e Leicester, una sfida vincente sebbene il Munster sia ampiamente favorito in casa contro gli inglesi. E altre sfide interessanti, i Saracen contro Clermont, vittoria interna a 1,22, quella esterna a 4,10. Come vediamo dalla grafica, quasi tutte le squadre impegnate in casa, anzi tutte le squadre impegnate in casa, sono favorite, perché solitamente nel rugby il fattore campo è quasi sempre rispettato. Non vi avevo sottolineato l'ultima sfida, quella che si giocherà domenica pomeriggio alle 18:30 con il Leinster, e non il Leicester, il Leinster
che gioca in trasferta e qui potrebbe, è una di quelle sfide in cui potrebbe scapparci la vittoria esterna in caso dell'Exeter. Queste sono le sfide di rugby che vi abbiamo voluto presentare, peraltro nelle prossime settimane riparleremo di rugby internazionale per nazionali, perché l'Italia si preparerà nei prossimi mesi al mondiale che ci sarà il prossimo anno, il mondiale che vedrà protagonista la squadra di coach Connor O'Shea. Prima di salutarvi vi ricordo che durante la prossima settimana ci sarà il turno legato alla Coppa Italia, che vedrà protagoniste finalmente le squadre più in alto in classifica nella Serie A, ovvero entreranno a far parte del turno, gli ottavi di finale, le principali squadre nazionali. Vi daremo poi contezza nella prossima puntata di quello che sarà successo durante la settimana prossima con la Coppa Italia. Noi ci fermiamo qui per oggi, l'appuntamento è rimandato alla prossima settimana alle 22.30 su Radio Studio Centrale e alle 22.45 su Tele One, canale 19 del Digitale Terrestre. Da Francesco Ricco è tutto per questa puntata, alla prossima.